Si avvicina l'inverno e ricomincia l'adozione di nuove misure di prevenzione per la diffusione del Covid-19 e, come ci ha abituati nei mesi scorsi, precursore di provvedimenti spesso non condivisi nemmeno dai suoi colleghi, è il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. De Luca, infatti, tramite l'ufficio stampa dell'ente di Palazzo Santa Lucia, anticipa la sua decisione di firmare un'ordinanza, la numero 3 del 2022, che prevede l'obbligo di indossare la mascherina quando si viaggia sui mezzi pubblici sul territorio della regione Campania. I contenuti dell'ordinanza prevedono l'obbligatorietà di indossare la mascherina dal 1 ottobre al 31 ottobre in tutte le strutture sanitarie di ospitalità e lungo degenza, nelle RSA, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani. Obbligo che si estende al personale, agli addetti, agli utenti e ai visitatori. Accanto a queste disposizioni si aggiunge la nuova raccomandazione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno dei mezzi di trasporto locale e regionale.